Andando un po' anche a supposizioni, trattandosi di cose che succedevano appunto negli anni 50, dove appunto c'era stato un grande boom dall'America e questo jazz appunto era arrivato anche a noi parlo di quando io ero giusto appunto nato nel 58, comunque questa musica arrivava in Europa. Secondo me tutti questi registi avevano una grande passione personale, tanto per cominciare, per il jazz. E la Francia in generale attirava molto perché era un posto assolutamente happening insomma, nel mondo, era risaputo per la moda, per una serie di altre cose, per il cinema, per la Nouvelle Vague e tutto questo che ha rappresentato appunto la Francia in quel periodo. E quindi credo che sia stato un po'. Anche a causa del fatto che magari uno o due musicisti si sono cominciati a muovere e a voler stare un po' in Europa, scegliendo Parigi come città di riferimento, e da quel punto in poi li abbiano seguiti una serie di altri musicisti, evidentemente con un passaparola, dove forse si era recepito che a Parigi c'era una bella scena e quindi era una città dove si poteva suonare una musica come il jazz, che forse in quegli anni già in America subiva invece un cambiamento, e quindi gli americani probabilmente erano già un po' saturi rispetto agli europei, e questo è stato secondo me il motivo per cui poi a Parigi si sono stabiliti musicisti come Bud Powell, come Dexter Gordon. Insomma, sono famosi anche episodi cinematografici dove parlano e dove raccontano di questi musicisti nel periodo francese. Per quanto mi riguarda, io ho avuto anche una collaborazione duratura con un altro dei musicisti che ha vissuto, che ha comunque sostato ed è spesso stato ospite a Parigi, che è Chet Baker. Chet è stato un musicista che ha girato molto il mondo, ha girato molto negli ultimi anni, soprattutto l'Europa, e come tutti i musicisti ha suonato ovunque. E sicuramente suonava anche nei posti dove il jazz era più apprezzato e dove sicuramente veniva programmato di più. Non in tutte le città e non in tutti i paesi d'Europa, diciamo, questa musica aveva attecchito così fortemente come appunto Parigi o magari il Belgio, oppure il nord Europa già era un po' più difficile, per esempio, rispetto a questi altri posti. La Spagna anche era un posto assolutamente poco battuto dai jazzisti. Cioè, se uno doveva pensare all'Europa e andare in giro a suonare del jazz, gli organizzatori si muovevano soprattutto tra il Belgio, la Francia e un po' la Danimarca, ma insomma anche lì c'è stato un ottimo momento, un periodo, diciamo, abbastanza intenso per il jazz in Europa. Però poi alla fine l'Italia, devo dire che organizzava anche dei festival, cioè uno dei festival più antichi di jazz, sono Festival di Sanremo, il Festival Jazz di Sanremo, che appunto ospitava poi tutti questi musicisti, ma non c'era molto altro. E Chet che faceva? Andava in giro nei posti dove esistevano i jazz club, e Parigi era una di queste città dove contemporaneamente, a differenza di altri posti e di altre città, aveva 6 o 7, addirittura 10 jazz club che programmavano jazz tutte le sere. In Italia non esisteva questa cosa, perché il primo jazz club che nacque a Roma lo aprì Pepito Pignatelli, per esempio, e si chiamava Blue Note, era un locale che stava a Via Garibaldi, successivamente il Music Inn, ma non c'erano dei luoghi sacri, delle cave come a Parigi dove poter suonare jazz. Quindi è chiaro che un po' il centro era quello, e hanno cercato di riprodurre il movimento che c'era a New York negli anni appunto d'oro del Five Spot, di questi locali dove appunto suonavano Charlie Parker, eccetera, eccetera, e tutti i musicisti del bebop. E quindi era chiaro che un musicista come lui, e non solo lui, scegliesse di andare appunto a lavorare molto spesso in Francia e a Parigi. Chet Baker è anche lui presente, tra l'altro, in questo film come colonna sonora, e insieme a moltissimi altri come Jerry Mulligan. Un po' tutti i musicisti di riferimento degli anni 50 americani erano un po' presi, come dire, come riferimento, anche per molti registi. In America
Il jazz ha trovato spesso affinità con questi personaggi che rappresentavano appunto la Beat Generation. Erano famosi gli happening appunto di Ferlinghetti, di Ginsberg e tutto il giro appunto dei poeti della Beat Generation che lavoravano con i jazzisti molto spesso e non, si limitavano a invitare i jazzisti nei loro happening dove loro raccontavano e leggevano le cose che scrivevano, commentati da musicisti che suonavano invece da una parte la loro musica e queste due cose insieme funzionavano molto bene, si sposavano molto bene. Credo che un po' in Francia abbiano ricalcato tutto sommato quello che facevano un po' lì, cioè l'idea era quella lì, e quindi era tutto quel genere di cose, i pittori, gli scultori, i musicisti. Tutto un movimento che insomma aveva scelto come colonna sonora sicuramente quella del jazz perché era la musica più libera, no? Come erano liberi loro e come volevano essere liberi loro da tutto. Anche in Europa c'era una scena di musicisti già molto apprezzati e molto interessanti, per cui è pur vero che Miles Davis venne a registrare Ascensore per il patibolo con Louis Malle a Parigi, ma usò musicisti francesi, Pierre Michelot, Barney Whelan, insomma tutti musicisti francesi a tutti gli effetti. Una colonna sonora improvvisata poi, non sa, la storia è questa, che Louis Malle non aveva dato indicazioni più di tanto a Miles Davis, lo aveva invitato anche perché Miles aveva una storia con Jean Moreau, se non sbaglio, e allora frequentava spesso Parigi, anche perché Miles era un uomo molto alla moda, quindi amava vestire in un certo modo e soprattutto amava le belle donne e subiva molto il fascino di una città come quella, no? Per cui la frequentava e stando appunto lì un periodo ebbe questo contatto con lui Mal che gli chiese di fare questa musica e lui andò in studio alla sua maniera, che era un modo di lavorare per il cinema completamente diverso da tutti gli altri, no? Nessuno aveva mai fatto prima una cosa del genere, cioè di suonare in tempo reale con le immagini. Quindi lui andò in studio con i musicisti senza sapere cosa sarebbe andato a fare. Partiva il film sul grande schermo nello studio di registrazione e lui in tempo reale, mentre vedeva le immagini, suonava la musica che poi è uscita nel famoso disco, no? Per cui era un sistema molto, molto, molto diverso, ma soprattutto è stata un po' la caratteristica e la cosa che ha fatto diventare questo film un cult film, insomma, anche per la musica che era contenuta in esso. Era una musica sicuramente molto nuova. In Europa ci abbiamo messo molto di più a capire effettivamente cosa rappresentasse questo, ma tuttora molta gente di fronte al jazz si pone la domanda che musica è, da dove viene, siamo insomma e sono passati tanti anni ormai, no? Per cui non bisogna mai stupirsi. Per molti è rimasta una musica difficile, una musica per pochi eletti, una musica per una piccola nicchia e in realtà è una musica assolutamente affascinante e piena di comunicatività, per cui non vedo cosa ci dovrebbe essere di strano ad ascoltare jazz, insomma, per molti mi rendo conto io che la suono, che vado in giro, oggi molto meno di 20, 25, 30 anni fa, quando io ho cominciato, l'Italia accetta molto di più questa musica, però rimane il fatto che c'è una larga parte di persone che ascoltano questa musica che invece non la capiscono e la ritengono una musica troppo difficile. Per jazz io intendo anche una musica di derivazione improvvisata, cioè che abbia una base di improvvisazione, dove dei musicisti suonano su degli spunti e suonano tra di loro, no? Usando questa cosa che si chiama interplay, quindi dialogano. Ma non deve essere necessariamente riconducibile allo swing, a quello che noi sentiamo nella pulsazione del jazz, tin, cin, tin, cin, tin, cin. Non è solo questo. Questo si usava di più negli anni 50, cioè era proprio la connotazione del jazz usato nei film di quel periodo, anche in Italia, I Soliti Ignoti e Piero Umiliani, era proprio lo swing, ding, 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 ding. Il blues, in genere il blues e il blues minore, erano proprio due
due griglie di accordi che ricorrevano molto spesso e davano questo senso subito di avere a che fare con una musica americana che arrivava, il jazz era proprio il blues ai massimi livelli. Gli italiani avevano un occhio, devo dire, più a un certo tipo di jazz che veniva dalla California, perché il jazz nasce come musica da ballo all'inizio, no? E poi soprattutto durante il periodo durante e subito dopo guerra, le musiche che arrivavano in Italia erano le musiche dei jazzisti bianchi, ovviamente, non arrivavano quasi mai dischi di musicisti neri, anche perché era veramente era comunque proibito importare, e addirittura cambiavano, durante il periodo del fascismo, cambiavano i titoli ai pezzi, no? Perché non si potevano, insomma, usare i titoli originali. Però diciamo che i grossi personaggi che hanno fatto breccia in quegli anni anche sui nostri musicisti sono stati Glenn Miller, sono stati Benny Goodman, cioè i musicisti bianchi, quindi i musicisti che venivano dallo swing. Il bebop è stato un genere di musica che sicuramente è arrivato molto più tardi, ha investito molte meno persone. Trovajoli è cresciuto ascoltando sicuramente uno dei musicisti più importanti per lui, che è stato Duke Ellington, ma ha ascoltato anche appunto Glenn Miller, ha ascoltato Dave Brubeck, cioè i musicisti importanti del jazz bianco. Beh, anche in alcuni sceneggiati televisivi importanti, come Nero Wolf, per esempio. C'era la musica di Nunzio Rotondo, che era musica jazz, era una cosa abbastanza impensabile, però si sentiva molto di più alla televisione quel tipo di musica. È vero questo. Piano piano è andata un po' scomparendo, ma come si vedevano spesso ospiti negli show del sabato sera, musicisti di jazz che arrivavano, perché negli show di Mina arrivava Errol Garner e suonava, arrivava Max Roach con l'orchestra. Insomma, succedevano delle cose che veramente adesso sembra che siano passati, non so, giusto a me sembra, sono passati tanti anni, ma sembra proprio che questa cosa appartenga a chissà a quale altra vita e quale altro. In realtà è una cosa sarebbe una cosa fantastica, insomma, che rimanesse ancora tutto a galla così com'era, perché un tempo si dava molta più importanza a questa musica, si dedicavano addirittura delle trasmissioni presentate e condotte da musicisti di jazz. Me ne ricordo una presentata da Franco Cerri, era una serie di incontri, non mi ricordo in quale giorno della settimana, una volta a settimana, dove lui faceva una trasmissione di jazz, invitando jazzisti, parlando di questa musica, ogni tanto c'era un ospite cantante, capito? Era molto, molto bello, molto stimolante, purtroppo ce n'è molto poco adesso di questo tipo di cose. Devo dire che nelle nuove generazioni non ho visto questo stesso entusiasmo da parte di questi nuovi registi ad utilizzare soprattutto dei musicisti di jazz a parte, ma potrebbe anche essere stato di utilizzare della musica di repertorio senza commissionare necessariamente a qualcuno una colonna sonora. Sarebbe già una grande conquista per il jazz. In realtà vedo che invece la tendenza è quella di usare spesso musiche di repertorio, ma non sicuramente di derivazione jazzistica, ma soprattutto usare alcuni compositori non di jazz che lavorano in maniera più tradizionale. Per fortuna c'è ancora gente come Ennio Morricone che scrive come si scriveva un tempo e mantiene quel fascino e quella capacità straordinaria di rappresentare con la sua musica qualsiasi cosa. Anch'io ho lavorato nel cinema, ho scritto 4-5 colonne sonore per vari registi, tra cui Francesco Archibugi, insieme a un altro mio amico, collega Battista Lena, e abbiamo scritto in maniera abbastanza jazzistica. Chiaramente non posso dire che abbiamo suonato del jazz, però abbiamo suonato sicuramente una musica molto diversa dalle musiche che normalmente i musicisti di musica tradizionali, tra virgolette, avrebbero potuto scrivere, usando soprattutto una strumentazione diversa, usando una tromba che fa i temi, usando il pianoforte acustico, il contrabbasso, cioè tutta una strumentazione molto vicina al jazz. Però
rimane il fatto che siamo musicisti che hanno scelto un po' di lavorare in giro, quindi lavorare nella musica da film è un po' un discorso a parte, bisogna fare quello, bisogna dedicarcisi a tempo pieno, anche se poi tutto questo tempo pieno, visto il lavoro che c'è e quanti film escono, tutto sommato si potrebbe pure riuscire a fare, ma soprattutto credo che ci dovrebbe essere un po' più di apertura da parte dei nuovi registi ad affidarsi anche a, così come si fa per i giovani attori, no? Scegliere dei musicisti diversi che possano mettere un qualcosa di nuovo all'interno di questa cosa.